bella per voi, regà, dal vostro Stelle, Mr. Flame di quartiere. Bentornati sul mio canale. Vi starete a chiedere, no? Dove ci troviamo oggi? Chi è sta cosa diversa? Beh, come avete visto dall'intro creata da Aragris, che ringrazio di cuore, ci troviamo nel primissimo episodio di Flame News! Spero che vi piaccia l'idea, nel mio canale un nuovo format che però non esce così fuori tema da quello che è proprio il nocciolo centrale di Mr. Flame, che non ha preso assolutamente ispirazione da nessuno. Non è proprio come un notiziario, perché comunque i notiziari hanno le notizie scritte, hanno tutto quanto preparato. Invece qua, come le reaction, è tutto quanto completamente improvvisato. Non ho nulla di scritto qui davanti, tranne cose che ho già esaminato, perché per l'appunto oggi non faremo una reaction, ma parleremo, come leggete da titolo, dei canali ladri di YouTube Italia. Alcuni dei canali ladri, ringraziando il biondo. E poi i DG sono imparziali. Ma Mr. Flame, no! Io non sono imparziale, io dirò la mia. E poi voi potete tirare la somma e dire la vostra qui sotto nei commenti. Io direi di partire subito con il primissimo canale, che si chiama Mr. Professore. Che c'ha di strano questo canale? Perché è un ladro? Come vedete mostra pure la faccia, no? Vedete questo individuo? E fa questi video qui. Ve ne faccio vedere uno così per curiosità. Vedete, no? Con la scritta qua, Mr. Professore, e lui fa queste cose. Per esempio, come si chiama questo video? Invenzione incredibile che può salvarti la vita. E voi direte, no? Che fa questo canale? Che è come Pizza TV? Mostra la faccia e poi esce fuori che copia i video? No! Lui fa anche peggio! Credo che la cosa sia evidente. Questo canale che vedete qua sulla mia sinistra, che si chiama Aukukuruhacker. Io con l'inglese sto ai livelli di Renzi, quindi com'è, si dice Aukukuruhacker. E Mr. Professore che fa? È un plagio al suo canale. Quindi sono due le cose. Io non è che ne posso essere sicuro al 100%, però diciamo che ne so sicuro al 90%, perché non è che sto cieco, ma a me queste cose me le segnalano. Quindi c'è una piccola possibilità che i canali sono gestiti dalla stessa identica persona, pure se la vedo estremamente dura, perché il canale che abbiamo qua a sinistra fa 13 milioni un video, 2 milioni e l'altro, 2 milioni e mezzo l'altro. Te pare che per monetizzare se apre un canale con un nome in italiano che fa poi ste visual 5.000 6.000? Quindi vi invito a segnalare a Aukukuruhacker, come cavolo si chiama, quello che sta succedendo, in modo che possa prendere le precauzioni necessarie. Se questo Mr. Professore ha rubato l'identità e video per video a un altro canale e si è fatto 20.000 iscritti più tutte quante le visual che ne sono venute di conseguenza, la cosa è scandalosa a livelli inimmaginabili. E poi mi viene da ridere quando mi vengono a dire: creati un contenuto tuo! E che sto a fare io qua, eh? Stupida di la parte! Il prossimo canale invece ha già subito il dono della Flamezone. Stiamo parlando di The Zapper, una nostra vecchia conoscenza. Chi so ricorda il video su The Zapper? È questo qua, di qualche mesetto fa, perché ve lo dico in due parole. The Zapper, quando non è impegnato a copiare, a fare il ladro rubando video, promuove i prodotti contraffatti. C'è un po' di ironia, però effettivamente è la verità. Nello specifico, mi avete segnalato in massa sto video qua, 5 buoni motivi per non andare in Australia, che io ho già visto. Video molto simile, se non uguale, a quello di Famiglia Surikata. Lui 5 motivi per non andare in Australia. Famiglia Surikata 10 motivi per non andare in Australia. Come potete vedere, pure le immagini di copertina sono quasi uguali. Poi io l'ho visto entrambi i video. Diciamo che The Zapper è il copione bravo, cioè quello che te copia, però poi cambia qualcosina, no? Sposta qualcosa, cambia qualcosina. Plagia con classe, ruba con classe. È l'Arsenio Lupin di YouTube, The Zapper. The Zapper è un canale rispettabile, ha 755.000 iscritti, sta su YouTube da tempo. Potrebbe anche essere una coincidenza. Eppure se fosse, dai, ha copiato solamente un video. Non credo proprio. Se uno fa un'analisi approfondita, ne escono fuori parecchi dei video copiati. Ve ne faccio vedere così giusto un paio, l'immagine. Immagini di copertina, magari uno lo andiamo anche ad aprire, no? Per esempio guardiamo questo. Noi, il mio canale Infinito e Cubi, passeremo per i copioni. In realtà prendiamo solamente spunto, prendiamo qualche informazione. Nel caso in cui l'umanità scompaia improvvisamente, non ci vorrà molto tempo perché se ne vedano le conseguenze. Peg. Imagine that all people suddenly disappeared from the planet. The reason is irrelevant. Attenzione, in poco tempo anche le centrali idroelettriche, le pale eoliche, i pannelli solari, gli animali domestici inizierebbero a morire di fame e sete senza le cure dei propri padroni, avendo perso le abilità necessarie. Prendiamo solamente spunto.
prendiamo solamente spunto. Avete visto, no? Potrei andare avanti all'infinito. Ve ne potrei far vedere 450. The Zapper è come Cubi ed Infinito. Sono canali copioni, sono canali che copiano sputuratamente roba dell'altri, roba americana o anche roba italiana. E non so l'unici, sai quanti ce ne stanno di sti canali? Furto intellettuale, chiamatelo come volete, ma non cambia il fatto che questi qua sono dei canali ladri. Poi tornando a Famiglia Surigata, no? Chissà quanto tempo ci avrà messo a creare sti video. Quanta devozione. È un canale che si impegna. Manco per cazzo! Cioè io non ce volevo credere quando ho visto. De mo ve voglio far dare un'occhiata, no? Perché poi sembra che dico bazzeccole io. Sembra che cado dall'alberi. Sembra che scendo dalla montagna del sapone. Queste sono cose risapute. Però c'è sta chi non lo sa. Perché questo Famiglia Surigata è super seguito. Ed è un plagiatore. Guardate, guardate. Questo Famiglia Surigata per gli amici Famiglia Riciclata copia sputuratamente i video de sto lama fa che identici, regà. Cioè voi guardate l'immagine di copertina, 10 storie vere provenienti da leggende. Poi andiamo qua sul canale de lama fa che 10 storie svrayes issus leggendes. Vabbè, spagnolo. Ogni video di Famiglia Surrigata è copiato da sto lama fa che. Non ci credi? Non credi alle parole del flimsonatore di YouTube? Andiamo a fare una piccolissima analisi. Sicuramente hai già sentito Guarda, cioè guardate la replica, guardate la replica pudorata, ma così in ogni video, in ogni santo video. Scarica l'immagine di copertina, scarica il video, toglie la voce di quello spagnolo, traduce il testo e lo ridoppia. Sforzo zero, massimo guadagno, 308.000 iscritti, plagiando i contenuti altrui. Ma poi la supponenza, questo lama faghe lascia così il video pulito in modo che chiunque lo può scaricare e riutilizzare. Invece guardate un po' che fa sto Famiglia Surigata, guardate. All'interno dei suoi video mette il suo loghetto così nessuno gli può frega il video. Della serie, io copio i contenuti altrui perché non so fare un postare. Però se tu vuoi copiare il mio video non puoi, perché ci metto il loghetto così non puoi copiarlo. L'indecenza, chi è? Pochino culo, che cazzo vuoi? Capite quanto è surreale sta cosa? L'ipocrisia. Cioè raga, tutti che copiano tutti, ma vogliamo aumentare l'epicità del video? Vogliamo dargli quel tocco di classe? Perché la Flameson può e ve lo mostrerà adesso. L'epicità non ha fine. La mafia fa che? Canale spagnolo che quindi esce fuori dall'Italia, ma non esce fuori dalla Flameson. Anche la mafia che è un canale che copia. La mafia che a sua volta anche lui è un ladro. Cioè qua tutti copiano tutti. Non ci credi? Cioè guarda che sei uno stupido idiota. Guardate qua, il video di la mafia che identico al video di Mind Warehouse. E non è finita qui, non è finita qui. Vedete questo video di la mafia che copiato a The Richest, quest'altro video sempre di Lama Fa Che copiato a Mind Warehouse, e questo video vabbè è quello che abbiamo già visto. Ora capite perché mi brucia alquanto il sedere quando sento di creati un contenuto tuo. E poi magari chi me lo dice è iscritto al canale di Cubi, Infinito, The Zapper, Famiglia Surigata, canali molto originali. No, e certo, e certo. Ragazzi, fatemi sapere quello che ne pensate, fatemi sapere se sto nuovo format vi è piaciuto. Come sempre ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale, altrimenti siete dei stupidi idioti! Bella per voi! E accogliete il dono della Flameson!